Rieccoci qua sul campo di calcio, allenamento e via. Panchina, panchina, panchina. E io ormai sono destinato alla panchina. Sono più velleità di essere titolare. A proposito di titolari, panchine, squadre, eccetera, vi siete chiesti perché il Diz è stato mandato a giocare dopo aver segnato un gol con la nazionale, dopo aver essere stato a disposizione della prima squadra per 6 partite, è stato rimandato a giocare con la Next Gen? Fantozzi parlava di astuta mossa padronale quando c'era la cena aziendale, no? Che tutti si sudate, ma sono al freddo, un pochino di raffreddore ce l'ho. Perché è stato rimandato alla Next Gen? Per questa settimana, immagino ci sarà stato bisogno sicuramente, poi insomma uno come il Diz alla Next Gen fa sicuramente molto comodo, ma c'è anche un altro discorso. Io faccio un po' di dietrologia, perché ogni tanto a fare dietrologia ci si azzecca. Tutte queste voci, Lipsia, Dortmund, Liverpool, eccetera, eccetera, possono aver o possono rischiare di, come dire, insuperbire un ragazzo, il suo entourage, i suoi procuratori, i suoi genitori, tutti coloro che gli ruotano attorno. E allora cosa serve in questi casi per gestire un pochino la situazione, per mettere un po' le carte in regola? Un piccolo bagno di umiltà. E quindi adesso torni a giocare nella Next Gen, mi fai vedere che nonostante tutto quello che si dice di te, nonostante gli apprezzamenti di Allegri, gli apprezzamenti della tifoseria, gli apprezzamenti degli amici, dei parenti che ci stanno, dei genitori, ci mancherebbe, ogni genitore penserà che il proprio figlio è il migliore del mondo, ma fa parte del ruolo dei genitori, no? Ok, benissimo. Mi fai vedere che nonostante tu abbia toccato il cielo con un dito con quel gol alla Germania, con la maglia della nazionale turca, nonostante tu abbia toccato il cielo con un dito per essere stato 6 settimane a disposizione della prima squadra, allenandoti con quelli della prima squadra e giocando in prima squadra, fallendo anche un gol che sembrava perlomeno all'apparenza facile contro il Verona, ma lì faceva parte dei 28 tiri che hanno preceduto il 29esimo, quello che è entrato di Cambiaso, ok, mi fai vedere che tu sei ancora Kenan Yıldız, anche quando giochi nella Next Gen. Si chiama bagno di umiltà preventivo, per evitare che l'insuperbimento, penso che si dica così, che comunque il rischio di montarsi la testa possa arrivare a determinati livelli. Io ve lo ripeto ancora una volta, non è giunta nessuna offerta ufficiale per il Diz. Qualcuno ha preso informazioni, Liverpool, Arsenal, anche la Bundesliga, come detto, Lipsia e Dortmund pian piano saltano fuori i nomi, ma alla Juve non è arrivata nessuna offerta. E so che l'orientamento della Juve in questo momento è di non cedere il ragazzo a meno che non arrivi una cifra completamente fuori portata, una cifra che ti fa capire che forse è il momento di monetizzare, anche perché si tratterebbe praticamente di una plusvalenza totale. Ma nel frattempo il signor Kenan Yıldız si accomoda ancora nella Next Gen, della quale rispecchia perfettamente l'età e ruolo, posizione, anche un po' da leader probabilmente di questa squadra, eccetera, perché quando viene giù dalla prima squadra è chiaro che un po' di personalità in più te la sei fatta, ma adesso mi fai vedere che non sei cambiato, che sei sempre quello di prima. Dietro queste mosse della Juve, lasciatevelo dire, c'è questo intento. Dopo tanti anni che seguo questa società, nonostante siano cambiati tanti elementi della società stessa, vi posso dire che la filosofia della Juve è questa. Poche parole, ma fatti. Poche parole, ma fatti. Ok? Poi le parole vengono lasciate anche ad altri, come ad esempio quel deputato del Toro Club Parlamento che si è permesso di dire che la Juve sono 50 anni che ruba e andrebbe istituita una commissione d'inchiesta. Credo che le risposte le abbia già ottenute da chi gli ha ricordato che sul concetto di rubare magari a volte, no, è meglio guardarsi in casa, ma no, non in quanto tifoso del Toro ma in quanto parlamentare. Direi che è stato subissato da commenti di questo tipo. Però è anche veramente assurdo
che un esponente del Parlamento possa arrivare a determinate conclusioni. Voleva farsi un po' di pubblicità, io non ricordo nemmeno come si chiama, quindi non c'è riuscito, perlomeno personalmente non c'è riuscito, ecco. Non ricordo manco come si chiama e non ci tengo nemmeno a ricordare come si chiama. Però se uno vuole farsi un po' di pubblicità spendendo il nome della Juventus e sparando sta puttanata da bar, così, veramente io mi chiedo, ma sei degno di essere lì a rappresentare chi ti ha eletto? È la domanda che mi sto facendo io, eh. Sei degno? Io mi farei qualche domanda e forse avrei già anche qualche risposta da darmi in questo senso, perché poi sei poco furbo, perché se ti ha eletto anche qualche Juventino adesso non lo farà più e non farai il deputato tutta la vita, penso, insomma, non lo so, poi magari farà una carriera politica brillantissima, ma hai pestato, come si dice, no? Un escremento, è il modo di dire, per carità, e non ho neanche usato l'altra parola. Quando si dice, ha pestato un escremento, sì, boh, non lo so, vabbè, comunque. Le notizie continuano ad essere abbastanza buone dall'infermeria, perché Danilo si può definire recuperato. Alessandro si può definire recuperato, almeno questo è quanto arriva a livello di indiscrezioni della Continassa, e quindi si va verso una formazione nella quale, oltre all'abbondanza in attacco, ci potrà essere anche abbondanza nel reparto difensivo, perché anche Rugani ha smaltito l'influenza. Quindi, se vado a memoria, dico che solamente Weah e De Sciglio in questo momento sono fuori dalla possibile convocazione per la partita contro il Napoli. Domani ci sarà la conferenza stampa di Allegri, quindi è chiaro che da lì riusciremo ad evincere qualcosa di più. Se cambierà qualcosa in attacco, dubito, perché penso che comincerà ancora con Chiesa e Vlahovic, e poi vediamo come sta Locatelli, ecco, altro giocatore da citare, sembra che stia sulla via del recupero anche lui, che possa esserci anche lui, ma aspettiamo domani. E quindi c'è il rischio positivo, naturalmente, che la Juve possa andare in campo sostanzialmente con la formazione tipo e disponendo anche di una buona dose di riserve da mandare in campo. Agli ordini di Orsato, ed è già scoppiata la polemica. Ma che ve lo dico a fare? Che ve lo dico a fare? Vi aspettavate il contrario? E ancora Pjanic e via, vabbè. Se avete voglia, iscrivetevi al canale e ci vediamo domani, eh? Ciao ragazzi, dalla panchina è tutto. Ciao ciao. Ah, lì si allenano, eh? Lì si allenano.